quando il nostro divenire ci smaterializza, quando invece ci permette di riconoscerci. Come liberarci dalle imposizioni, ma anche di essere di fronte agli altri. L'identità come percorso, qualcosa di non lineare, ma che deve fare una selezione, delle scelte, non si può essere tutto. Di questo si è parlato giovedì 30 marzo nell'incontro tenuto da Lucia Vantini presso la Sala Duomo di Carpi nel quarto modulo del Laboratorio Teologico San Bernardino Realino dal titolo «Chi sono? La bellezza di non essere tutto». La bellezza di non essere tutto. Sottolineo questo riferimento alla bellezza, perché la bellezza ha sempre a che fare con il desiderio, con qualcosa che colpisce. E ci tenevo a mostrare che è bello non essere tutto, ed è bello perché ci si accorge di quello che si è, di quello che si potrebbe diventare, del proprio corpo, della propria storia, della propria memoria, e dunque da questo punto di vista ci si scopre parziali. Parziali significa limitati, ma significa anche capaci di creare dei legami che poi fanno fiorire una storia. Anche Gesù è nato, ha avuto un cammino, ha imparato delle cose e, come tutti i bambini che vengono al mondo, ha avuto una madre, una famiglia che si è creata attorno a lui e dunque ha imparato dalla sua esperienza. Questo non vuol dire che Gesù deve diventare per noi un modello da imitare. Gesù è qualcuno da incontrare. Ma questo incontro, dove si incontra qualcuno che è stato bambino, è stato adolescente ed è stato uomo e che in tutta questa sua storia ci fa vedere e sperimentare Dio, ecco, non porta a un'etica, ma porta proprio a una relazione in cui possiamo ognuno e ognuna di noi trovare la propria strada. Ci sono tanti livelli di libertà. Il primo livello, quello proprio basico, è liberarsi da ciò che ci opprime, come se noi fossimo incatenati. Però la libertà non è solo questo. La libertà è anche l'esperienza di poter essere o non essere qualcuno, la libertà di fare o non fare qualcosa. E poi c'è un livello veramente più complesso legato alla nostra maturità, che riguarda la libertà per chi voglio essere libera, per che cosa voglio essere libera. E con questa piccola proposizione rendo la libertà diversa dalla libertà da e dalla libertà di. In questo modo noi scopriamo la libertà non solo come qualcosa che ci riguarda in solitudine, ma come qualcosa che ci tiene insieme. Per chi voglio essere libera, per che cosa voglio essere libera, significa anche domandarsi qual è il mondo che vorrei, che sogno e che possiamo condividere insieme.